Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog. Dunque, come state? Spero bene. Questo è un video vlog in camera mia, come potete ben vedere, non so cosa si possa vedere, però sono in camera mia. E niente, aspettate un secondo che vi allaccio un po' di più. Allora, scusate, ho bastone del selfie in mano, ma vedo che non fa sempre forza il mio braccio umano, perché con quello del selfie faccio solo pastrucchi, ma vabbè. Allora, dunque, innanzitutto ci tenevo a dire che sto riuscendo a fare tanti videoblog, non so quanto ne riuscirò a fare, ma spero che riuscirò a fare tutti i videoblog di questo mese, perché poi entro il prossimo anno non so quanto ne riuscirò a fare e se riuscirò a crescere qua su YouTube. Non me ne aspetto niente a YouTube, però voglio vedere un po' cosa riesco a fare. Allora, nel frattempo sto per fare il letto, perché così è indecente. Però almeno voglio riuscire a fare il letto, quindi diamoci una mossa. Allora, innanzitutto qua devo mettere bene il cavalletto perché non l'ho messo bene. Dunque, allora, non l'ho detto all'inizio, scusate, ma lo voglio dire adesso. Questo è un videoblog, forse l'ho detto, non lo so, dove mi sistemo la camera, dove mi sistemo anche io. Ok? E niente, dai. Vi sistemo sul cavalletto, ci vediamo. Tempo mi sono anche vestita, come potete ben vedere, eccomi qui. E niente, questo è il mio outfit di stamani. Non fate caso alle pantofole, tanto prima o poi me le cambio perché devo uscire oggi pomeriggio. E niente, il mio fatto anche il letto, come potete ben vedere, ecco qua. E questa è la mia cameretta. Ciao. Niente, allora intanto mi ho fatto il letto. Mi ho sistemato un po' io e adesso mi dovrei truccare, ma non voglio, mi devo solo truccare le sopracciglia, truccare, più che altro ridefinirle per così non posso stare. E niente. Dai ragazze, ci vediamo dopo. Ora, e rieccomi dunque in un altro video, ovvero questa è l'altra clip che sto facendo, dopo l'outfit e il video dove mi sistemo il letto che crea un po'. Adesso sto prendendo questa matita qua, mignon mignon mignon, piccola piccola piccola, che voglio risistemarmi bene le sopracciglia perché ovviamente qua è un disastro allucinante. Ovviamente non trovo dove ho messo il mio pennello, ovvero quello per sistemarmi le sopracciglia, che brava che sono. Sono proprio organizzatella quanto, vero? Dove l'ho messo? Eccolo qua, trovato. E l'ho messo tutte le mie cianfrusaglie. Naturalmente si vedono i residui delle mie gocce. Beh. Aspettate un secondo, torno subito. Allora, rieccomi. Dunque, mi ho tolto quel residuo che avevo, non so se si notano ancora, ma no, perché li ho tutti tolti. Mi ho rilavato la faccia, perché era questione solamente di sciacquare un po' con l'acqua micellare, ritogliere i rimasugli dell'acqua micellare, e voilà, il gioco è fatto.
Ero troppo, come si dice, in gallorese o anche in italiano, troppo piena di rimasugli, di gocce, del collirio, quindi non era a caso, non era un bel vedere. Però finalmente gliel'ho fatta, ovvero ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta, togliermi tutte queste porcherie che si vedevano sotto gli occhi. Non era un bel vedere, diciamo la verità. Quando non è bello, non è bello. Quindi ho fatto di tutto pur di, come dire, un attimo. Niente, volevo sistemare un po' lo specchietto, ma che sarebbe questo qua? Ma non c'è niente da fare. Ci dobbiamo accontentare di come verrà questo video. Faccio questa sopracciglia e poi faccio l'altra off camera. Se non ci mette un secondo, ci mettiamo troppo. Non so se truccarmi tutta definitivamente o se fare il resto, solamente le sopracciglia. Boh. Io direi di fare tutto il resto, però un attimo solo. Allora, sto per utilizzare questa palette della Pretty Rare Makeup Revolution, questa qui, e vediamo cosa ne uscirà fuori. Non lo so, sì, lo so, sono ancora con l'occhiaia, ma vi giuro che in un lampo non è possibile, ma ci devo provare almeno a fare un come dire, un make-up, come dico io, non dico super strong o soft, non lo so neanche io, vediamo cosa ne viene fuori. Stavo pensando di mettere original oppure individuality, questo qua. O questo qua, non lo so. Vedete voi. Io direi di mettere questo. È original, non lo so. Faccio due e due, va. Vediamo cosa esce fuori. Sì, è vero, non si soffia sulla palette, ma ognuno fa come crede. Allora, la palpebra asciutta, oh, mica tanto. Sembra un pugno nell'occhio, ma pazienza, ognuno si trucca come crede. Dovrei mettere il correttore sopra. Però mi va bene così e mi dura anche tanto il trucco lo stesso. Per le makeup artist, pazienza, se mi vedono che ho gli occhi che sembrano uno spaventapasseri, pazienza. Io non voglio insegnare nulla a nessuno, ma se dal caso che non mi interessa né iscritti né crescere, anche se sarebbe brutto da dire, però così. Non è male, dai. Oddio mio, aspettate un attimo, un secondo. Allora, eccomi qua. Scusate le continue interruzioni, ma è impossibile non interrompere, perché tanto tra una cosa e l'altra si fanno le cose in casa, quindi purtroppo è così. Anzi, per fortuna che riusciamo a fare tutto. Oddio, sti capelli sparati, che riusciamo a fare tutto in casa e bene. Non sempre, ma a volte è così. Mi riferisco alle pulizie, a queste cose, cucinare, via discorrendo e via dicendo. Però non è brutto questo trucco. Adesso vado con un po' di rosa. Wow, non è male, dai. Adesso lo metto un po' di qua. Ho aggiunto un po' di questo, vedete? Verde, off, one off e chino, boh, non lo so, legge questo qua. Questo biancaccio qua, questo qui. Ho messo un po' di questo da questa parte e adesso vado da quest'altra.
Non è male per niente. Per andare un po' a enfatizzare il trucco. Occhi. Ah, che bella cosa. Wow, è bellissimo. Molto bello, sì. Per chi vuole l'ASMR, ogni tanto lo potrò fare, l'ASMR, non mi scordo di questa cosa. Ok, dunque. Allora, trucco fatto. Non è male per niente, a parte queste occhiaiacce che non se ne escono. Adesso prelevo il correttore e anche il mascara se lo trovassi. Eccomi qua. Allora, preso mascara e correttore. Prima vado di mascara, scusate, non correttore, mascara. Mascara della Rimmel Speed Volume, non so che è, flash. Che vuoi flash perché? Però mi sta piacendo, lo voglio mettere. Non è male per niente con i miei cigliozzi che mi ritrovo. Sono troppo belle le mie ciglia. Non voglio svantaggiare quelle delle altre, ma a me le ciglia mia. Grazie a Dio la natura me le ha date belle, folte. Ne faccio una sola passata perché non ne ho bisogno, come ho appena detto, di tante passate. Lo lavoro e basta il mascara. Che ne dite? Bello, vero? Già. Aspettate. No, non si vede granché, non rende perché con le occhiaie veramente fa pietà, però lo posso anche dire forte, ma appena metto un po' di correttore andrà tutto bene. Sempre se trovo, dove ho messo qua il mio solito pennellozzo per il correttore, eccolo qua, via. Ecco qua. Aspettate che un po' mi abbasso se riesco. Non molto, una pena. Giusto per se non mi casca il cavalletto. Ah, vabbè. Aspettate un secondo. Ok, così vedete bene cosa sto combinando. No, però così non è possibile. Dovrei essere io più composta di sistemarmi io bene. Però già è meglio così, con questo pennello del limone che ho preso io, vedete? Dovrebbe essere così, comunque, ci siamo capiti. Poi metto un po' di correttore anche qua perché con questo. C'è una voce con televisione che gira e regira. Sembra quello dei blu, non blu, blues, l'altro è blu. Blu tipo Lee Ryan, Anthony e Duncan James. Vi ricordate quei cantanti? Io sì, da morire, mi piacciono un botto. Wallow, wallow. Boh, basta, perché sennò copyright subito. Bellissima la canzone, adoro.
sto ogni tanto sto guardando la fiction di Don Matteo, le vecchie serie di Don Matteo, bellissime. Don Matteo, poche altro. Che c'è Cecchini, tutti quegli altri. Cecchini sarebbe il maresciallo dei carabinieri di quella fiction lì di Don Matteo. Poi c'è. Cos'altro mi sto guardando? Ah, la prof. Le vecchie serie della prof. Bellissime. Oddio, qua sto lacrimando perché. Boh. Bellissime quelle, troppo bello, mi piaceva morire. È cambiato qualcosa quando sto mettendo questo. Boh, vabbè. A parte qui non so cosa che mi sta. Ok. Vabbè. Non metto Cipri se non faccio casino qua. Adesso vado con il. Vado con il. Se trovo qua cos'altro c'è. Cos'altro ci può essere qui? No. Sto cercando un pennellozzo di quelli che. No, non è manco questo, questo è da fondotinta. Poi a occhio nudo non vedo granché bene. Un attimo solo. Allora, era questo qua che cercavo per fare come si può dire, la colorazione delle mie gote. Perché così non è possibile. Sono gli occhi, come potete ben vedere. Ah, sì, è vero, avevo dimenticato giusto, sì. Mi devo sistemare il mento, altrimenti è impossibile così. Così non si può andare da nessuna parte. Ho detto perché proprio il mento? Perché raga, è bruttissimo il mento con questo. Non voglio fare la luce pulsata perché c'ho paura, né tantomeno il laser, ma almeno me lo copro un po'. È brutto a vedere, però io ho visto che anni fa se lo copriva anche Clio il mento. Adesso ho trovato altri rimedi, ma io non mi fido, preferisco fare di testa mia. E poi non mi interessano le altre tecniche del mento, preferisco fare così e basta. Qui c'ho altre imperfezioni che vado a coprire. Sì. E voglio andare tutta a coprire, non copro troppo perché sennò poi rischio effetto pagliaccio dei circo e non mi sta bene. Cerco di non andare troppo oltre perché già quella volta mi sono fatta male, mamma mia. Sono ancora i rimasugli di quella volta che mi sono fatta male. Basta, non voglio toccare altro niente. Non metto neanche il rossetto, se mai lo metto dopo, se non lo metto almeno per fare i video. Sono truccata un po' la cavolo di cane, ma almeno non sono. Ok. Ma sì, dai, ci sta. Ci sta, ci sta. Però poi è pronto a mangiare e io devo essere pronta per mangiare. Ok, ecco, i cani di sottofondo che abbaiano. Ok, i cani vogliono assistere al mio video.
Andiamo anche qua sul collo, onde evitare lo stacco del collo. Faccio così perché sennò lacrimo, non so perché ma ho questa sensazione. Boh, la pappagoccia, anche qui. Per evitare il doppio vento. Io non so tanto ora che è capace, per la mia piccola ci provo. Perché voglio evitare brutti scherzi. Ok. E niente. Sulla fronte non faccio niente perché sennò. Già ho visto altre che fanno un sacco di cose che non so perché le fanno, ma sulla fronte io non andrei perché poi diventa troppo pesante il viso. Almeno su di me parlo, poi sulle altre andrà pure bene se sono belle olivastre, belle. Come dire, in tono marroncino, a me non mi piace su di me, preferisco una cosa leggera, anche se non è tanto leggero oggi. Un po' di qua, un po' di qua. E niente. Questo era il trucco. Allora, no, abbiamo finito, abbiamo messo un po' di illuminaggi, come dice Fabiana Lizzi. Illuminaggi. Se riesco a metterlo. Che bello. Wow. Il make-up, sì. Non è male, dai, non mi dispiace per niente affatto. Non è male per niente, a parte questo illuminante si sta un po' rovinando, nel senso che la scuola custodia ormai è andata a farsi benedire, ma pazienza. E nulla. Come rossetto tanto mi devo lavare i denti, ma me ne metterò dopo pranzo, anzi, me li metto così da adesso e poi me lo tolgo per mangiare, così completiamo il look. Ok, dai. Mi piace? Spero di sì. Spero che vi sia piaciuto. Allora, il rossetto 604 Sublime Matte. Questo qua mi stava anche cadendo. Ed è questo. E questo è il rossettino. Questo è il mio look che sta anche lacrimando, ma va. No, vabbè. Niente, ragazzi, questo era tutto. Io non mi metto gli occhiali perché sennò non ha senso far vedere il trucco con gli occhiali. Ma me li metto ovviamente off camera. E niente. A presto, ragazze. Buon pranzo a tutte e a tutti. O buona cena, quello che sarà, se lo vedete di sera. O anche buonanotte a tutte. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto, un bacio. Like, commento, fate quello che vi fa stare bene. Attivate la campanella se vi iscrivete. Ciao.